ringraziare tutti quanti voi altri che avete accolto l'invito a partecipare a questo convegno per la presentazione di questo quaderno, che poi ho sentito da Michele che è il primo quaderno della sovrintendenza. Io mi sento onorato, caro sovrintendente, che cominciamo proprio noi, no? Con la cripta di San Marco, con questa pubblicazione, e mi auguro che ne possano seguire pure altre, no? Ha detto Pasquale Lopetrone, con la stessa attenzione, con la stessa passione con cui ha curato il restauro medesimo di cui poi parlerà. Il quaderno che è stato munificentemente sostenuto nella sua realizzazione editoriale con i ricorsi di Manzoni, vedete, questa è una cosa spettacolare. Queste tessiture, come vedete, micromatiche, si vedono anche... Da questo punto di vista devo ammettere che siamo stati fortunati, perché dopo la detrazione dell'intonaco moderno, intonaco scatture, l'intervento dell'estate ha manifestato anche il suo carattere rivelativo, così lo è stato fortunatamente definito da Sopino del Storico, in tanti cambiamenti. L'architetto Gaetano Male, che ci ha preceduto intervenendo su questa struttura negli anni 30 del Novecento, ha rimosso ogni traccia, altri lati di voi, in modo tale da non poter recuperare alcun dato materiale. Questo lo diceva già il sovrintendente Stoffi, sta scritto nei libri, lo scrive anche lui stesso, nella relazione pubblicata nel bollettino della diocesi. Lui abbassò, io ritengo notevolmente, il piano di Capestino. Doveva essere molto più alto, quantomeno quanti gradi lassù, specialmente diciamo sulle campagne che sono poste verso la montagna, è aperto porte e finestre. Sulla grotta furono impiantati questi 12 blindi centrali per la costruzione della sostruzione. Ecco, tecnicamente questa architettura viene definita sostruzione. Adesso cercheremo di spiegare che cosa vuol dire. Cioè fu una costruzione necessaria per creare una superficie piana e arrivare a una certa quota di terreno, praticamente al sacrato, al vecchio sacrato antico, che certamente era più basso.